Benvenuti in questo nuovo video. Questo nuovo episodio. Adesso Massi vi delizierà con la nostra sigla. Sì, ma sei un L'hai già coglione. stoppata. No, l'hai stoppata tu. No, l'hai stoppata tu. Non so l'inglese io. Vogliamo tutti la parte dov'è. Ti stronzare la sorella. Ma durava pochissimo. Era fatta. No, ma qua c'è già Pooh. Alza, alza. Buongiornata oggi. Ma questo è un plagio della Madonna. Comunque, ogni volta. Vai a fare lo stesso. Un bel gelato con mirtilli e cioccolato. Un plagio a chi? Un plagio a quelli, basta. Ah, sì, è un plagio ai poveri fantagenitori. Oh. Vai, ma se posso mangiare, parla un po'. ASMR. Aspetta, parto in 30 secondi di ASMR del Massi. Ok, benvenuti. Oggi abbiamo un ospite normale. No. Così. No, scherzo, abbiamo un ospite che non paghiamo. Esatto. Ecco. E invece gli altri, ovviamente, esatto, non li paghiamo. Non li paghiamo. E abbiamo Marco Accordini, conosciuto come... Come vuoi tu? Come vuoi essere conosciuto? Allora, in compagnia ho il soprannome Acco, ma anche Ciccio. Ex ormai. Ex Ciccio. Ex Ciccio. E a livello artistico mi chiamo Mark. Mark per gli amici. Per gli amici sempre, però. Metteremo un collegamento al suo profilo. Acco DJ per gli amici comunque. Esatto. Ecco. Dove mettiamo? Qua. Ok, fallo bene che dopo è difficile. Fai tipo così. Ok. Acco DJ comunque, famosissimo Acco DJ. Sì. DJ ufficiale. Primo DJ delle feste, dello staff, le cose siamo noi. Esatto, pubblicità occulta anche qua. Mai pagato, non è vero, abbiamo pagato, vaffanculo. Beh, non tantissimo. Vabbè, dai, c'è il giusto. Il giusto. Per ciò che facevo alla fine. Per le prime volte, dai. Ecco. Per le prime volte gratis, poi dopo un po' bisogna farsi anche pagare. Sì. Spero. Insomma. Bene. Di cosa volete parlare? Bene, allora, volevamo parlare un po' di un argomento che ci accomuna, oltre alla musica, che noi non sappiamo niente, che sono in questo momento dell'universo, come si chiama, possiamo chiamare l'universo Marvel, è giusto dirlo così? Universo, sì. Universo cinematografico. Universo, sì. Cioè, universo perché, Marvel. Sì, c'è da dividere tra l'universo fumettistico e quello cinematografico. Certo. Cinematografico ovviamente si basa sul fumettistico, si chiama Marvel Cinematic Universe, e... Cosa fanno? Cioè, è iniziato tutto nel 2000 e... Con che film? Hulk, cos'era? No, il primo film era Iron Man. Ah, io okay. Mi ricordo ancora che ero piccolino sì. E andavo a vederlo sul castello quando facevano ancora il castello illegale, castello. Tipo il cinema al castello. Film craccati, è bellissimo. E c'era Iron Man, mi ricordo da piccolino, dopo il secondo è stato Hulk e poi si è andato avanti. Okay. Io non ho mai visto Hulk, non c'è su Disney Plus, vero? No, perché fa cagare. Vabbè, allora cioè, proprio... posso anche evitare di guardarlo. Sì, c'è solo la scena post credit. Abbiamo parlato guardarla. Prima degli Hulk. Io ho mai visto gli Hulk. Gli Hulk non è che siano tanto belli. Sì, gli Hulk, ok. Diceva chi se ne frega, tanto alla fine Banner è un po'... È il nostro banner. Ok. Esatto, okay. Sul nostro canale. Piccoli easter egg sul nostro canale. Ah, è vero che c'avete Raffalo lì messo così. C'è banner, c'è il banner del canale. Su YouTube, quando ho aperto il canale, c'era scritto inserisci un banner. Ho messo banner, ma fa culo. Non dico niente. Lo devo mettere. Non dico niente. Ecco. Insomma. Comunque, sì. Io ho cominciato a vederli molto dopo. Cioè, nel senso, quando li guardavo, io avevo visto Iron Man, a caso, ho visto 1, 2, 3. Perché mi piaceva Iron Man. E poi ho visto Capitan America il primo e loro ho detto, vabbè, ho guardato il primo. Detto, cioè, non capivo praticamente, cioè, capivo, ok, il film lo vedevi, ebbene, però non capivi tanto perché vedevi qualche collegamento con Iron Man. E dicevo, scusami, sono tutti collegati, loro mi sono chiesto ai miei vari amici... Cinofili. Cinofili sono quelli dei cani? Che poi sempre... Come si dice? Cinematografi. I cinefili e i cinofili. I cinefili. Non so quale sia quello del cani. Che cazzo ne so io? Quelli dei cinema. Dovrebbe essere cinefili, cioè cinefili. Credo, poi io sono ignorante. Amanti del cinema. Sì, sono i cinefili che sono gli amanti del cinema, credo. I cinofili che sono gli amanti dei cani. Sono i cani cinofili. No, come i cani. Che cazzo dici? Come fanno a essere i cani cinofili? Ah, no, è vero, la guardia. E poi ci sono i cinofili. Guardia cinofila. Ok, sì. E io ho iniziato a guardare e allora ho detto, vabbè, mi informo. E li guardo tutti in fila perché sennò almeno capisco qualcosa. Non ho mai visto, anzi,
Ho visto il primo Avenger al cinema in 3D, è stato il mio primo film degli Avenger, di tutti quanti gli Avenger che ho visto. Avengers, il primo, che erano tutti insieme, più o meno, i sei padri fondatori. 6-7, diciamo. Perché sono, dovrebbero essere i sei originali. Esatto. 6 sono. E niente, allora poi ho cominciato a guardarli tutti in questa quarantena, ho fatto un filone unico in due settimane, li ho guardati tutti. E niente, mi sono preso un sacco adesso, infatti quando usciranno andrò a vederli al cinema. Anche se non saranno mai a livello, secondo te? Sì, no, non saranno mai a livello della prima saga, perché adesso si è conclusa la prima saga, teoricamente, che è la saga delle Gemme dell'Infinito. Sì, sì, questi... Ah, perché parte un'altra saga? Inizia un'altra saga. Questa me l'ero persa. Dovrebbe iniziare la nuova saga, non si sa su cosa sia la nuova saga, chi sia il prossimo grande nemico da sconfiggere in questo sì, caso era... perché Thanos, il grande nemico, cioè, è arrivato dopo un po' che si è visto. Sì, cioè, lui, arrivato, grande gli ultimi due Avengers sono con Thanos. Cioè, il boss finale si è scoperto dopo. Si è scoperto in Guardiani della Galassia all'inizio. Sì, spoiler, no, spoiler sa... al... No, la prima volta in cui compare mi sa che Guardiani della Galassia. Che compare come che personaggio com... fisico, sì, esatto. Ma come post-credit compare prima. Mi sa che compare addirittura in Avengers nel primo. Non so se il Napoli guardava. E nel secondo, tipo, prende. Effettivamente, ma non mi ricordo se. Non sì, non sono so, troppe può cose darsi, da ricordare. Sì, perché c'ha questa peculiarità ai film della Marvel che la gente. Cioè, che dopo i titoli di coda ci sono appunto delle scene che spoilerano il prossimo film di solito, no? O collegano, ci sono collegamenti con i vari film. O ti gasano per il prossimo, diciamo. Sì, poi ce n'è più. Io li ho visti tutti in fila, quindi cioè, guardavo la scena. Dicevo, solo una volta è stato. Parto quello dopo. Subito, ma esatto. Mi immagino essere al cinema e ti fanno vedere quella scena lì, cazzo, dici non so quando esce il prossimo film. Ti fa venire voglia comunque. Esatto, sì. Cioè, solo una volta è stato uno scam che è stato la post-credit di Homecoming, okay. Che è venuto fuori Captain America, perché dopo Homecoming c'era subito Avengers, doveva con uscire. Con Spider-Man, giusto? Infinity War, doveva uscire subito e è uscito Cap e diceva tipo... La pazienza è la virtù di un soldato e ti prendono solo per il culo. Ah, solo una volta non prendere per lo il scam. Culo. C'è anche, cioè, la, c'è stato lo c'è anche scam. Quello dove mangiano la panina. Lo shawarma. Il primo Avenger. Giusto? Il primo Avenger mangiano lo shawarma, che è un collegamento a ciò che dice Tony. Prima sì, che poi alla fine essere scambiato. Sì, che non c'era. Sì, alcune scene sono messe così proprio. Per ridere. Ci sta, così per ridere. Poi quello c'è un film solo che ne ha più di 5. Infatti ce ne sono un botto, mi sa, ce n'è uno in Guardiani della Galassia volume 2. Bravo, mi sa di sì, perché lo guardo ultimamente, li sto riguardando. Li ho guardati anch'io tutti di fila. Li ho guardati perché tutti mi stressavano il cazzo con sta Marvel. E allora ho detto vabbè, guardiamo sta cazzo di Marvel. Poi dopo mi sono piaciuti parecchio. E però tipo mi avevo skippato i titoli, cioè non ne sapevo neanche ci fossero ste robe qua. E quindi poi a parte che non me ne fregava niente, facevo prossimo via, li guardavo. Invece adesso me li sto riguardando e ho guardato anche tutte le scene dopo ed è... Ci stanno, sono belle come... Però ce ne sono alcune che sono tipo... Ci sono dei titoli di coda iniziali, poi c'è una scena, poi ci sono altri titoli di coda, sì, poi sì, c'è una sì. Scena, poi c'è una... Vaffanculo. Ah, fatto proprio così. E sei lì, magari sei lì su Disney Plus, perché li guardo lì. Ah, ma non puoi skippare la parte del script. Non cioè. Puoi skipparlo, cioè non c'è un automatico skippa. Sì, arriva il titolo... Arrivi il titolo di coda, metti più 10, ecco, più devi 10. Continuare così, vaffanculo, almeno dimmi. Così? Sì, è una rottura di palle, cioè potrebbero dire... Vabbè che dopo che ne guardi per la seconda volta, magari sì, di fila no, te ne sbatti, sì, perché sì, sai già cosa sbatti. Viene dopo. No. Però volevo riprendermela. Comunque, avevo... credo che sia stata un'idea assurda ciò che hanno creato. No, infatti è un collegamento incredibile dopo di tutti i film, cioè, poi riguardandoli una seconda volta capisci il doppio delle cose esatto. Nascoste poi... che non avevi notato. Esatto. Ci sono gli easter egg legati ai fumetti, perché... Ribadisco. Sì, perché poi ovviamente sono preso dai fumetti. Preso dai fumetti, sì, certo. Che quello poi dopo non so neanche quanto siano. Io non li fumetti non li ho mai letti, ovviamente. Che sono. No, nemmeno io. Cioè, io te lo dico, non li ho mai letti. Però so tante cose perché ho guardato i video su YouTube. Che per spiegano. Informarmi e spiegano le varie situazioni che si sono formate. Sì, che alcuni film non sono canonici al fumetto, no? In che senso? Cioè, non sono uguali quello che succede. No, infatti è proprio un universo proprio diverso. Non ha preso solo il personaggio. È tipo lo spunto per non il personaggio. E dopo, magari, non so, il grande capo dell'MCU che è Kevin Feige. Dice: facciamo. Tutto a posto? Sì, vai. Facciamo un film. Sì, e allora sì. Fanno il film. Quella roba lì. Poi adesso. Beh, bisogna vedere come andranno avanti. Perché è scomparso un attore anche nel mezzo. Questa periodo di Wakanda Forever Chadwick Boseman esatto Pantera Nera nonché Black Panther è morto poverino quindi dovevano già fare un film giusto ma guarda che è era già programmato il secondo film è seppellito ancora nella parte dove ci sono i cosi lì come si chiamano i
E chiama la tribù quella, la tribù, la quinta tribù, quella, i Jabari, i Jabari. Jabari, ancora, Jabari, ci sta aspettando Jabari sono bellissimi. Ci sta aspettando dai Jabari per risorgere. Peccato perché era un personaggio che io sì. mi piaceva un sacco. Beh, era figo, anche l'attore era figo, insomma. Cioè, ci stava proprio. Che tra l'altro Black Panther unico film premiato. Oscar, giusto? Sì. Teoricamente sì, è l'unico con l'Oscar. L'unico film universo Marvel. Ed è il primo film... Tre Oscar, giusto? Nella storia, teoricamente. Il primo film nella di storia. Di supereroi. No, no, mi sa proprio come primo film, da quel che so, della storia in cui tutto il cast e tutta la regia e tutto è gestito da persone di colore. Ah, okay. È completamente gestito tutto anche il tutto cast? Da tutto. Tutto. Sì, non sapevo questo. Cioè non c'è nessuna persona... Sì, sì, non c'è nessun bianco. C'è solo la gente rossa di merda, bianco nel film, che deve rompere le palle. Esatto, è l'unico c'è solo bianco, la gente rossa, è l'unico esatto. bianco teoricamente. E poi vabbè, adesso succederà con Shang-Chi. Che finché uscirà, che sarà solo di persone cinesi. Ah sì? C'è sì. un supereroe cinese? E sì. fanno le mani tipo Doctor Strange? Sì, tipo Doctor Strange. Teoricamente parlerà... tipo Wong di Doctor Strange. Wong. Beh, no, come? Ci Wong. Stavo. Wong, Wong. Che fa, coppia, fa coppia con l'amico di Spider-Man. Chi è l'amico di Spider-Man? Ah, il ciccione sì, di... Sì. Mad? Quello lì che si guarda il no, porno. Quello ancora. È fortissimo. Quella bellissima quella scena. No, no, bellissimo. Comunque continuo a dire che secondo me ne vale la pena perché a livello anche cinematografico hanno fatto tanto a livello di effetti, quelle no, cose lì. Ci è assurdo, ti fanno vedere ciò che cioè sembra reale ciò che fanno veramente. Esatto, poi sì, guardi sì, in no. realtà. Poi aggiungono un sacco di cose anche tipo politica. Certo sì, sì, è figo. Molto figo. Cioè, dipende, tipo Captain America The Winter Soldier è molto più opzionale. Di spionaggio sì, sì, certo. come film rispetto a non so un Iron Man oh, beh, sì, o beh, a un Guardiane della Galassia che tipo beh, uno solo dipende, humor dipende, esatto dipende da uno cosa gli piace perché per dirti io il mio personaggio preferito è Capitan America sì anche per me per un discorso che lui è proprio cioè figo è fiero è patriota il patriota, poi, è patriota cioè lui nonostante patriota. Nonostante lui sia un coglione perché di fatto lui è un coglione di fatto lui è tipo una specie di Superman ma in realtà che non vola non fa non spara un Superman con 100 anni comunque sì però comunque cioè, sì però comunque è un supereroe del cazzo cioè alla fine è solo un mega dopato alla fine Capitano sì, è un bodybuilder sì è un dopato e basta alla entra fine dei da conti secco e esce come esatto però lui c'ha il rispetto di tutti cioè se tipo Hulk che lo rispetta tutti che lo rispettano nonostante lui sia un coglione umano solo mega dopato no io c'ho il mio personaggio preferito che è Iron Man cioè più che altro per una questione forse per una questione di attore anche forse no per Robert sì perché il personaggio lui è... comunque di Tony Stark è no è come esatto. si trasforma più che altro che vede all'inizio che è proprio uno che se ne sbatte degli altri sì non che vuole soltanto niente. Fare i soldi poi si vuole il suo bene e come tutti cioè spoiler come tutti sanno è tutto spoiler qua quindi se siete già qua avete già spoilerato metà roba quindi come tutti sanno dopo darà la vita per salvare tutti gli altri esatto. appunto cioè proprio a livello psicologico in realtà lui questa cosa qua l'ha fatta spesso cioè lui la fa molto secondo me inconsciamente anche nel film nel primo Avenger quando porta su la nave esatto nel, cioè lui alla fine l'ha sempre fatto poi se l'è sempre cavata diciamo ha avuto sempre culo esatto. ha avuto culo secondo poi, me poi vabbè se culo, tu guardi tutti metà dei nemici dell'MCU sono creati da Iron Man comunque sì esatto quindi diciamo che se lo merita anche di morire Ultron sì esatto lui. Ultron tutta la gente che è morta dopo nel film di Sokovia ecco, esatto è colpa relativamente sua però lui, sì, anche Civil War è tutto colpa beh, di Ultron realtà... perché lui a Sokovia aveva fatto il casino e quindi il tipo esatto. è arrivato a fare il casino contro tutti infatti... ha fatto morire anche il re del Wakanda per colpa di Ultron quindi per tutti sì teoricamente sì è tutto collegato esatto. alla fine lui lo dice in Iron Man 3 dice tipo noi ci creiamo i nostri demoni e lui ne ha creati un po' massa secondo me no? Troppi allora. Troppi a però livello... però si scopa la Pepper la Pepper allora, non si tocca ma il migliore su quello è guarda che ce n'è da discutere. La Natasha. Ce n'è da discutere. No, o la Banda. Ma sono tutte fighe. Sono tutte belle, diciamo. Non sì, abbiamo dimenticato l'amorosa di Thor, il primo e il secondo Thor. Ci sta anche quella lì. Meno male l'hanno fatta venire poco, perché sennò... Ma in teoria torna nel prossimo. Infatti, dove è finita quella lì? Torna nel prossimo e dovrebbe diventare il nuovo Thor. Diventa una torra. Diventa Thor e Thor dopo passerà... Thors. Se voi guardate, dopo il terzo film passano tutti proprio testimone a un altro. Iron Man, Spider-Man, Captain America in Endgame lo passa a Sam. A Sam, sì. E adesso in teoria Thor dovrebbe passare no, a Jane. No, Captain America lo passa a Sam, non lo accetto. Cosa vuoi, Winter Soldier? Ah, ma non capito. Sam fa cagare, è un personaggio inutile. Beh, bellissimo Sam. Sì, ma fa solo ridere un pochino. Ah, beh, ci sta... Beh, anche Winter Soldier. Winter Soldier. Ma anche Bucky fa un po' schifo. Bucky, ecco. No, Bucky è figo. No, Bucky è bello.
Sì, cioè, anche no. Lui alla fine non è che abbia tanti superpoteri. C'ha un braccio bionico e la superforza. Ma sì, ma lui è stato tutto tipo mega controllato psicologicamente da... Sì, è russo mentalmente. Dal dottor Zola. E poi se non ci avesse quel braccio lì... Ma in teoria ha lo stesso siero all'interno di Capitan America. Sì, dice di avere superforza anche al di fuori del teoricamente braccio. Sì, si vede... Solo che non è patriottico. Quando, come... altro spoiler, uccide i genitori di... Di Tony. Lui prende il siero. Ah, è vero che lì ruba, è lì per quello che ruba. Per che creare poi... altri... Winter Soldier. Anche poi creano i 5 soldati. Che uccide subito quando Zimo. Entra esatto quando entra nella cosa là gli ammazza Zimo tutto. Che vedremo in The Winter anche lui Sam cioè come si chiama The Falcon e Winter Soldier non mi viene ah è vero che lui è il cattivo è il teoricamente finale, il cattivo finale della serie e lo vedremo con la e sua poi maschera c'è anche la serie di Loki che inizia quando infatti, prende ma quella non doveva iniziare ancora no cioè che inizia quando prende la gemma e si teletrasporta sì in Endgame che fanno prende la... ma in teoria lì succedono altri casini entra in gioco un tribunale del dei viaggi del tempo di dimensioni di sarà un casino il supremo lì ma la serie di Loki non doveva uscire ancora un botto di tempo fa tutto doveva uscire un botto di tempo fa solo che c'è stato per il COVID, COVID. Per quello tipo anche cose Black lì. Widow doveva uscire già l'anno scorso e l'hanno rimandato di nuovo anche adesso sì. E non vogliono pubblicarlo su Disney Plus come hanno fatto con Mulan beh in realtà secondo me ci stanno cioè secondo me ci stanno a pubblicare cioè io fossi la Marvel che dice cazzo devo far vedere il mio film non lo pubblico subito sulla piattaforma boh dipende cioè cazzo lo metto al cinema cioè, se lo fai sennò, pagare chi che va al cinema ma se lo fai pagare ma gli... sì ma lo fai pagare a parte sì come hanno fatto con Mulan pagavi 5 euro tipo allora ha senso però metterlo subito lì non ha senso però sono già passati quasi più di un anno che il film è uscito ed è completo tenerlo lì dopo la gente se ne dimentica appena esce magari ti fa schifo quest'estate giusto sì era il primo film della nuova fase invece è uscito WandaVision che è una serie sì esatto questa che riprende subito dopo gli eventi di Endgame tipo 2 settimane dopo e basta cioè hanno fatto su un po' di confusione. Finisce Wanda, inizia The Winter Soldier, finisce The Winter Soldier, inizia Loki. E in mezzo dovrebbe esserci Black Widow e poi un altro film che non mi ricordo, mi sa Shang-Chi. E questo qua è un personaggio nuovo, sto Shang-Chi. Un nuovo personaggio. E poi c'è anche il secondo del Dottore. Sì, ci sarà il secondo del Dottore, il terzo di Thor e il terzo di Guardiani della Galassia. Il quarto di Thor è l'unico che ha 4 film, penso un po'. Ah sì? Sì. Beh, sicuramente Iron Man non ne ha più un altro. Forse anche Captain America. In realtà anche Spider-Man ne ha più di... No, è il terzo uscirà. Ma esce il film con la trilogia... Chi lo sa? Ho visto lo spoiler che cosa lì come si chiama l'attore di Spider-Man ha detto che lui non Tom Holland non gli danno niente non è perché... quello che dice spoiler a tutto sì perché lui ci sono 2 persone a cui non dicono niente all'interno della Marvel sono Tom Holland e Mark Ruffalo Hulk perché loro due parlano sì beh ma li incarcerare perché, cioè... da quel che so nelle scene in cui dovevano girare avevano solo le parti delle loro le loro parti in teoria Tom Holland non sapeva che Iron Man moriva è figo però ci sta con così. È anche più naturale poi vabbè ci sono ogni volta qualcuno che va fuori script e magari aggiungono frasi tipo io sono Iron Man del primo curiosità non ho mai detto cioè non era scritto nel copione l'ha detto a Robert Downey Jr. così sì, beh, quando si mangiava il burger il cheeseburger esatto ok esatto. Ah sì, quella parte lì non era stata scritta. No, cosa dire? Anche quando sono Tom coglione. Holland muore, sta morendo in Infinity War. Non doveva dire, non doveva abbracciare e dire tutte quelle cose. Vabbè, però sono. Però sai, rendono più. Sai, quando sei un attore di un certo livello e fai dei film di un certo calibro, dopo un po', secondo me, quelle cose lì sono anche quelle che ti danno l'unicità. Vabbè, alla fine, se non lo sapete, Robert Downey Jr. ha avuto problemi da giovane. Recitava dopo nessuno lo voleva perché era un tossico praticamente e all'inizio per Iron Man non c'era nemmeno lui come candidato ma avevano preso tipo Tom Cruise doveva essere e dopo Robert l'hanno fatto fare le prove l'hanno scelto e la sua carriera è tornata sì che lui a livello fortissimo secondo me a livello caratteriale cioè a livello proprio personale anche il personaggio cioè non solo il supereroe sì il personaggio Tony Stark proprio sì come interpreta come lo interpreta è lui assurdo. Proprio cioè proprio bravo. Anche le espressioni cioè proprio sembra che cioè, non so non, sembra lui sembra proprio vero esatto sembra che lui sia fatto proprio così magari è così cioè lui per noi fan lui è Iron Man cioè non è Robert Downey Jr. lui è Tony Stark sì esatto proprio è il Tony Stark perfetto. Che tra l'altro Tony Stark è un personaggio che più o meno potrebbe essere anche un personaggio odierno più o meno poi dopo ovviamente con la tecnologia magari minore perché che poi è ambientato in che anno è ambientato Iron Man il primo un po' tutta la
la situazione? Allora, alla fine più o meno sono tutti gli stessi anni o no? Attuale? Attuale sono 6-7 anni o no di differenza tra tutti i film? Sì, dal 2008 al 2018. Sì, ma dico nella storia, l'ambientazione è ambientata in qualche anno? Tutto nei quanto. Nostri anni, fino a Infinity War, perché Infinity dopo, cioè fino a Endgame, Endgame inizia e ti dicono che passano 5 anni. Esatto, è solo lì che fanno un taglio di 5 anni. Sì, tipo, sì, no? Solo lì, se no prima era tutto attuale, era giorni nostri. Ok, quindi... E tipo, fatalità, in Iron Man 2 incontra Elon Musk, solo per dirti. Ah, sì? Cioè Elon Musk. Ma va. Sì, gli si parlano anche. Tony e Elon Musk. Ma dove? Parlano. Nel film? Nel film, quando sono a Monte Carlo, che c'è la gara, si parlano, si tengono la mano. C'è quello con i... Sì, c'è Whiplash, dove chiamarsi. Ah, quando c'è quello prima di fare la gara di salire nella macchina, lui... Lui è dentro un ristorante in cui parla con varie gente. A un certo punto c'è Elon e si scambiano due battute. Un po' come Trump. Che dicono che Elon sia il Tony Stark reale. Sì, vabbè. Che è lui che sta facendo, sta mandando avanti tecnologicamente il mondo. Sta facendo sì un po' di lui più speculativo. È un po' come Trump che c'era su Mamma perso l'aereo. Sui Simpson. Vedi che c'è Mamma perso l'aereo. Sì, sai che Mamma perso l'aereo. No. Due. Mi sembra. Sì, c'è Donald Trump. C'è Donald Trump che all'hotel. Lui gli chiede dove devo andare. Lui è Trump. Lui prenota l'hotel. Non mi ricordo bene quel film. Poi prenota l'hotel che si è perso a New York. E sta correndo via e incontra un signore, gli fa dove devo andare, tipo no, così, e c'è Trump e gli dice vai di lì. Vai di lì, tipo, gli fa. È quello lì. Quella lì è la scena, vedi, sotto. Ah, quando c'è il tipo lì. Ma fanno vedere subito? No, ti fanno vedere tutta la scena qua. Così. Tutta la scena. Oh, Cropoid. In teoria... Questo metti questo al contrario qua, dopo. Questo qua è Elon. Ah, sì, è vero. È Elon Musk. Ah, boia, che giovincello. Cioè, vedi, scambiano due battute e dopo se ne vanno. Così. Potevo esserci io lì al posto di Elon Musk. Cioè, pensare che adesso Elon Musk è praticamente uno delle persone più potenti sulla Terra. Fa strano, comunque. Più potente è Putin. Più potente... Più potente è zio Berlusconi. Più ricco adesso è Bezos. Ah, eccolo tornato. Qua. Adesso è il più ricco, teoricamente. Qui c'è Trump. Qui c'è Trump. Non l'avevi mai vista? No. Ma capo, avevamo fatto 1 milione di meme. Guarda. Cioè, c'è il meme proprio fatto così. Teoricamente c'è l'inquadratura... Sì. Questa Ecco, quello è Trump. Così a caso, capisci? Perché? Perché scusami, in teoria lui era già famoso. Anni fa sì, ma lui era già famoso. Ricco come... Era già del 90. Lui era già un personaggio tutto. Potente lui in America, no? Lui sì, aveva ereditato in teoria da suo padre. Non so tutto. La storia. Vabbè, chi se ne frega. Era il famoso io già. Non sono un sostenitore. Prima di diventare presidente. Ci siamo pirla. Va bene. E vabbè, questa... Se volete, sì, niente. Tiro fuori i miei oggetti da collezione. Sì. Cosa? Faccio vedere qualcosa. Allora. Sì, e poi c'è anche la scena che c'è la scena in ogni film compare il nonno. Ah, Stan Lee. Il nonno. Il creatore dei fumetti Marvel. Ah, sì, che anche lui è scomparso. Si, si butta dentro a cazzo in tutti i film. Sì, sì, è scomparso prima di Captain Marvel che gli hanno fatto tutto il... Hanno fatto all'inizio, sai che c'è la scena iniziale con scritto Marvel. Sì, sì, che e gli hanno fatto tutte le immagini dove appariva lui, sì, sì, sì. E tutte cose così. E molte volte dice cose che lui diceva, tipo Excelsior, che lo dice quando è ubriaco in Avengers Age of Ultron, lo diceva veramente nella realtà, cioè è proprio lui quello. Ah, proprio lui, cioè, proprio lui ubriaco. Non so se è stato ubriaco lì. Poteva interpretare meglio. Ho portato il Funko Pop di Iron Man, di Infinity War, e Zumba. Ci proverò. Zumba. Ok. Il pupazzo. E questo qua viene direttamente dall'America, perché l'ho preso a Las Vegas. Thanos con le gemme. Tutte le gemme, teoricamente, già. Vediamo. Sì, Thanos è già potentissimo. Thanos power appato questo. Thanos che è immortale, poi vabbè. Avrei la collezione dei DVD. Dammi volume. Cos'è? Vabbè, Silvestri e Portals. Dammi volume. No, sigla principale di Endgame, che è quella... Parte subito. No, no, è avanti la parte. Avanti, avanti. Ma in teoria devi cercare Alessio. Ah, vabbè. Dov'è? Eccolo, eccolo. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Arriva, arriva. E qua c'è la parte in cui Cap riprende il martello e fa Avengers. Quando partono tutti insieme, che c'è la scena, che ci sono tutte le... Sì, sì, tutti i portali, si chiama Portals. Ah, qua dice... Vabbè, è bellissima comunque questa come colonna sonora, non posso dire niente. 45 milioni di visual quasi. Come sì. Noi come il nostro canale.
Sì, dai, all'incirca. Sì, sì, comunque alla fine è una cosa strana, però cioè, cosa strana. Poi dopo non so io come vengono gestite queste robe qua, però che tutta la saga abbia preso solo quegli Oscar di merda su Black Panther. Ah, ma perché supereroi? Beh, in teoria, non è una cosa, esatto, reale. Non è mai stato visto il mondo di supereroi. Perché cioè, neanche la DC, cinecomics... neanche la DC ha mai preso qualcosa da, sotto questo punto di vista? No, i cinecomics non sono mai stati visti come vero cinema. Ah sì, è vero che tipo... Ma quindi anche i Star Wars non hanno preso... Loro no, gli Star Wars invece ne ha presi... È fantascienza Star Wars proprio... ne ha presi invece. Ne ha presi, per quello che ne ha presi o 7 o 9 mi pare Star Dopo Wars. Dopo che l'ultima trilogia faccia schifo a tutti. Oh, a me è piaciuta. Oh, tu sei... Vabbè, non le ho guardate. Ma se non le guardate perché è stupido. Guarderai anche tutti gli Star adesso Wars. Adesso c'è questa roba che adesso ci entrerà nell'inquadratura. C'è una... Cos'è quella roba lì? Un cimice, vabbè, entrerà adesso si posiziona esattamente. Scommettiamo che si cuoce col culo che abbiamo si posiziona esattamente sulla telecamera del... Ma viene fuori secondo te? Certo che viene fuori. Oh, che se in mezzo al cazzo. Vado a provvedere. Se mi attacca io scappo. No, comunque visto che tanto il Massimo non l'ha guardato, spegniamo due parole anche su Star Wars. Tu l'hai guardato, no? Ho guardati tutti e so anche tante cose anche su quello. Sono proprio il classico nerd, io mi sa. Nerd del cinema. Nerd del cinema, perché mi piace proprio guardare i film. Tu l'hai guardato, sai che ci sono i tre metodi, dicono? Due metodi, tre. Ci sono tipo tre. Ah, hai guardato la serie, i metodi la trilogia per prequel, guardarli. La trilogia... Esatto, tipo c'è chi li guarda in ordine di come sono usciti, c'è chi li guarda invece in ordine di come sono i numeri effettivi del film, e poi c'era tipo un modo strano che avevo letto allora... su internet. Perché anche quelli li guardate anche quelli ultimamente. Io l'ho guardati prima la trilogia prequel. Ah, tu hai guardato quindi nell'ordine proprio di come su dovrebbe essere guardati, l'ordine temporale. E invece l'ho guardati nell'ordine di come perché sono usciti. No, ho detto che avevo già provato a guardare i primi tre Star Wars, ma ragazzi, non so che fare. Tu perché ti considero sì. Invece mi sono piaciuto un botto invece. Sai cosa? Rispetto alla recitazione che c'è adesso, sono si prendono tanto dopo statico è un po' più è tanto lungo neanche nel parlare anche tra gli scambi di battute, esatto. Sono lenti, sì, lo vedi vero, proprio però un film del 1990 sì, non li tolgo 80 cos'è 90 qualcosa non 80, mi ricordo, prova a cercare su Google 80 qualcosa secondo me comunque poi gli altri sono del 2001 mi pare giusto più o meno sì, e sì. Gli altri sono comunque il mio personaggio preferito rimane solo uno anche lì rimane? Solo uno anche lì ed è Anakin. Solo Anakin non la esiste morte, Anakin è il personaggio Skywalker più brutto Anakin Skywalker è il personaggio più bello Anakin di tutti Anakin è il personaggio che mi ha fatto odiare la trilogia di no. Darth Vener oppure anche metti anche stesso. Obi-Wan, anzi, il mio personaggio preferito 1977 Yoda. Figa anni 70 no è il maestro di Obi-Wan che Qui-Gon, sì, quello Baby Yoda. No, Baby Yoda è il maestro anche di quello. Baby Yoda è il maestro di tutti. Fai conto Baby Yoda non è in realtà Baby Yoda non esiste. È tipo Zeno. Non si chiama Zeno Baby Sama. Yoda. Non esiste Baby Spoiler Yoda. Spoiler perché non ha guardato The Mandalorian, non si chiama Baby Yoda. Io non ho guardato The Mandalorian, lo guardo solo per guardalo perché guardarlo, sì. Alla fine della seconda stagione lanciano la bomba. Sì? Sì, lanciano una bomba così proprio. Ah, quella non era mai che non me la dici. No, io mi è piaciuto un botto. Invece li ho guardati in ordine quelli di come sono usciti. Perché ho detto, cazzo, se l'autore aveva voluto far uscire così, ci sarà un motivo, no? Cioè, comunque, sì, se perché... tu hai già pensato di far uscire un film con una storia prima, vuol dire che sicuramente la storia prima l'avevi già pensata. Cioè, non penso che il tipo che non so il regista come si chiama, che gli ha fatti uscire John Lennon. A un certo punto si è svegliato, aspetta, facciamo un prequel. Secondo me ce l'aveva già in testa di fare un prequel. George Lucas, boh, io non lo so. Tutto, dovrebbe non sono essere esperto. L'ideatore di Star Wars. Secondo me non è che a cazzo ti inventi un prequel, secondo me c'avevi già in testa di far uscire qualcosa prima o no? Non so rispondere a questa domanda perché anche con la Marvel abbiamo visto che c'è tipo Captain Marvel che avviene tra sì, Captain America. Sì, però lì è un film solo, secondo me è un po' anche un po' a cazzo perché Captain Marvel onestamente è anche un po' un film, cioè boh, Captain, anche come personaggio. Boh, a me piace. Cioè non ne tolgo niente come supereroina è OP. Sì, però quello lì è Superman, quello è Superman Day, è OP. È Superman cioè non ne puoi Marvel. Fare niente anche contro Thanos, l'abbiamo infatti visto. Non ho capito perché hanno fatto uscire un eroe del genere ignorantissimo. Sì. Captain Marvel è OP. Ignorantissimo, cioè. Beh, è una donna, dobbiamo fare dare importanza anche alle donne, secondo cosa te non lo fa. Cosa sta facendo quello? Scusa. No, sto guardando un video. Così. Di gente che si picchia. No, devono dare una figura straforte no, a una donna. Non diciamo così. Secondo me sì. Sì, secondo me sì. Dopo sennò, sai ci che... sono le Valchirie di Thor. Ma sai che casino veniva sono fuori? Sono morte e ne è rimasto sai uno. Che casino che sempre gli uomini sono i più forti. Sai che casino veniva fuori? Ah, ma c'era la vedova nera. In Endgame c'è anche la parte... C'è la parte... Ma ascoltami, c'è la vedova solo nera. Solo donne. La vedova io nera non ha parte. Oh, vaffanculo, è un po' da supereroe. La vedova nera non... cioè, lancia le cose. È come... Occhio di Falco. Il potere di Occhio di Falco. Occhio di Falco è un figo.
Ma cosa? Un arco, una freccia? Cosa può? Ok, ma c'è una mira, c'è occhi di falco. Lui, tu sei a casa tu che dormi, lui ti spara una freccia in testa. Puoi dirmi che è figo perché lui va contro i chitauri, contro gli alieni, con solo un arco e una freccia. Esatto, lui gli spara, c'è l'alieno davanti, gli spara con l'arco in fronte da 2 centimetri. Geniale come... Vabbè, geniale. Geniale. Quando l'hanno inventato... Sì, sì, Avengers Girl Power. È la parte di un movie clip. Sì, questa è la scena più cringe, secondo me. Sì, della... questa era imbarazzante. Perché... forse non dovevano anzi, metterla. Secondo me ha fatto anche l'effetto contrario. Perché di dover ridicola. Dare la portata. È diventata. Cioè, arrivare a dare una scena per dare importanza alla donna quando non dovrebbe esserci questa cosa. Cioè, sono tutti, no, così... sono tutti supereroi e basta. Così, secondo me fare... marchia di più il divario che crede esatto. Che ci sia la gente. Crea ancora di più, secondo me. Secondo me. Cerchi di rovinare tutto quello che è stato costruito dicendo... guarda, tipo Natalia lì che c'è Capitan America e sì. Lì, Capitan Marvel, Pepper con l'armatura. Tutte, sì. Tutte le fighe del film, a parte questa. Sì, ma comunque ci sono le donne supereroi nel film, cioè nel senso non c'è bisogno di fare sta roba, perché comunque no, c'è... sappiamo che c'è tipo anche... c'è cosa lì... c'è lei che è straintelligente, c'è Wanda, la sorella di... Shuri. Esatto, è la sorella di Cosa. Lei che è la tecnologa migliore del mondo praticamente nel loro universo. Cioè hanno fatto la loro parte. La figlia di c'è Wanda, The Wasp. Che secondo me Wanda è una dei più forti di tutti super, come super cioè, a livello lei, di potere. La cosa, come si chiama qua? L'ape? Wasp, la vespa. Gamora. La figlia di Cosa? Gamora. La figlia adottiva di Thanos. Gamora onestamente fa un po' cagare. Muore subito infatti. No, lo sai chi fa cagare? Mantis. Ah sì, Mantis. Oh, quella, oddio, quella antenne. Che è solo la parte che fa comica. Proprio la cinese. È la parte comica, secondo me. Che in realtà tutto insieme a Drax, tutto quel film, uno dei migliori personaggi. Drax Battista, me. Tutto quel Battista, film. Sai chi è Drax? È Battista. È Battista. Sai chi è Battista? Dave Battista è Drax. Non lo sapevi? No, lo sapevo. È diventato talmente vecchio. Volume, dammi volume. Che bello Drax. Dammi volume, eccolo qua. Cazzo, sì. Questo cazzo è Drax. È lui, eh. Cazzo, è vero che lui. È lui. Tutti gli ex wrestler sono diventati. Abbiamo parlato anche. Attori. È incredibile. Sì. Però Battista alla fine fa molto ridere. È bellissimo. Quando... la parte dell'invisibilità me la ricordo ancora. Quando sono in serie che fanno il piano. Anche. Questo quando... è il 10% di un piano. Oppure. Ma no, ma quando fa. C'è una parte bellissima che gli fa. Ah, quando gli dice lei che è brutta. Sì. Quando gli fa, tu fai schifo, fai... come fai? È una cosa che gli dice, delle robe proprio spudoratissime, sì, così senza nessun pudore. Poi c'è la parte anche quando si incontrano con gli altri Avengers su Titano, che c'è tipo i Guardiani della Galassia che entrano, iniziano a picchiarsi con gli Avengers e iniziano a farsi le domande. Ah, tipo, sì. Dov'è Gamora? Esatto. E l'altro gli fa, ma la domanda è, chi è Gamora? Chi è Gamora? Arriva Drax e fa, perché Gamora? È sì, tutto sì. Beh, geniale. Com'è? Sì, comunque i Guardiani della Galassia sono principalmente comici. In realtà sono secondo me quelli che alla fine a livello di storia sono i più importanti. Eccolo qua. Sta lì. A livello di storia sono i più importanti i Guardiani della Galassia perché Thanos parte da loro. Cioè praticamente sì, c'è Ronan l'accusatore che è sotto Thanos. Parte da loro. C'è Gamora la famiglia. Parte da loro anche tutte le gemme. Le gemme partono tutte da loro, Ah sì, perché lei è un Kree. Esatto. Sì. È tutto le gemme partono quella viola parte da lui all'inizio del film che la ruba a cazzo che non so perché fosse lì quella gemma a caso che uno va lì la prende chiunque praticamente quel posto lì. Vabbè. L'altra c'era il collezionista che è la gemma rossa quella di Thor portata Thor in Dark World che gliel'ha portata sì che però è sempre sul il collezionista dopo lo vedi nel spoilerano lì Thor dopo giusto poi prima. Non mi ricordo in Thor The Dark World so che mi ricordo che c'è la scena in cui ci sono i due vichinghi che non mi ricordo i nomi una è Lady Sif e ci essere. Sono loro due alla fine che li portano la gemma al collezionista. Il collezionista dopo vedremo in Endgame che viene mazzato e vengono prese le gemme. Ma sta bene l'attore stronzo di Pantera il suo nemico quello lì ha fatto Creed. Michael B. Jordan. Chi? I seguiti di Rocky. Di Rocky, esatto. Ah, e non è uno dell'NBA? No. È un attore che ha già visto. Solo perché c'è Jordan scritto dopo. Ha fatto tanti film. Ha fatto... Vabbè, stessa. Che intendi Michael Jordan in... No, ma è attuale. In Space Jam. LeBron James in Space Jam 2. Vabbè, niente, non ve lo dico. No, lui ha fatto tanti film, ma quello lì, l'attore lì, l'ho visto spesso. Bravo, sì, è figo. Quel personaggio mi è piaciuto un botto. Ma a livello... Un botto, sì. Cioè, era completo. Era proprio la vendetta, tipo la... vendetta. Questo sembrava.
No, scusa, ma gli anni sono tutti uguali, quei basketari lì. Cosa cazzo stai guardando? Gli altri stessi. Anche secondo me, ma aspetta che devo trovarlo, l'avevo visto. Vabbè. Ma c'è Butler che assomiglia a Jamie Foxx, semmai. Ma Butler assomiglia a Jamie Foxx. Butler, quello lì, bravissimo. Scrivi Jimmy Butler e Jamie Foxx, si assomigliano solo loro due, ma non assomiglia a Michael B. Jordan. Ma questo qua riusciamo a fargliele vedere anche loro. Sì. Boh, se ti ricordi tu, sì, perché io non so cosa stai guardando. Jimmy Butler. Lui guarda, è uguale. Ma no, ma... Ah sì, dai, ho capito chi è, ma non è uguale. Assomiglia a Jamie Foxx. Ma solo perché c'ha il capello un po' vabbè, così. Questa è la scena più bella secondo me di tutti i Guardiani. Ah, un altro personaggio è Groot. Groot è fighissimo. Groot. Vin Diesel. Quale Groot? Vin Diesel. Tutti Groot. Tutti Groot, cioè, no, il baby Groot. L'hanno pagato per dire io sono Groot sempre, no, tranne noi siamo Groot. Lo sai che lo dice in tutte le lingue teoricamente lui? Cioè in italiano no. So che in molte lingue lo dice lui, in spagnolo. Ah sì, lo dice lui, non è doppiato in nessuna lingua. No, questa scena è la più bella secondo me di tutti. Qual è quando lui entra nel Groot con la bomba? Dentro al cervello del padre di Peter. Sì, che secondo me questo film qua è il più brutto. Questo, secondo me questo è il film che no, a livello comico ci sta. È sbregato da ridere. È bellissimo. Beh, cioè lui è migliore. Lui, cioè premere questo pulsante perché farebbe innescare la bomba all'istante e schiatteremmo tutti. Che faccia che aveva, bellissimo. Io sono Groot. Io sono Groot. Esatto. Io sono Groot. No! È bellissimo. Bellissimo, sì. E pensare che non è, cioè il chi fa Rocket, la voce è Bradley Cooper. Sì, anche quella di dell'arciere, giusto? No, sono due, uno è Jeremy Renner, Occhi di Falco e Jeremy Renner. Bradley Cooper è Rocket. A voce, ma chi fa le movenze è il fratello del regista. Ah, perché sarà un manichino, cos'è? No, è il fratello del regista con un green screen addosso. Se tu vai a cercare backstage. No, è il fratello del regista. Ma scusa, che è quello che fa il migliore amico di Yondu allo stesso tempo. Ah, sì, quello che gli ha guidato la nave alla fine, che è l'unico che si è salvato, diciamo, tra virgolette, sì, di cose. Quello che dopo si mette la pinna. Quello che alla fine quando si mette la pinna in testa lui. Cioè, in teoria c'è la scena in cui c'è Drax che accarezza lui, che accarezza Rocket, e c'è questa persona che viene accarezzata, che viene accarezzata da Battista, che viene accarezzata lì, no, e fa un po' ridere. Molte scene non ci sono tipo i nemici in Endgame, quando iniziano a picchiarsi, anche Infinity War, sono loro da soli che picchiano là. Beh, ti credo, ma sai che è difficile fare a livello... Ma è più difficile secondo me farlo a livello grafico e farlo sembrare ancora più vero. Sì, però anche interpretare una roba e non avere niente attorno comunque non è facile. Cioè, devi recitare pensando di avere un contorno quando non ce l'hai. Cioè, guarda per esempio Raffalo. Cioè, cosa ha attorno e dopo diventa Hulk. A parte che ha fatto da Dio, secondo me. A parte che secondo me lui come attore... Cioè, lui hanno Hulk così, boh, non so se mi piace. Beh, l'hanno devastato Hulk nell'ultimo film. Sì, è un po' diventato... Vabbè, è diventato una chicca, una cosa figa, vuoi che ci vuoi sì. fare? Sì, un po' una figa. Sì, esatto, non è molto... cioè, qua Hulk è lo stesso Cap che combatte con Cap, cioè gli stuntman... Qua è quando combatte con Coso? Sì, quando gli fa la battutina, posso andare avanti tutto il giorno. Sì, lo so, che è un riferimento ai vari Capitan America. No, comunque... Poi se bisogna parlare di tutto, ecco, vedi, c'era niente. C'è niente. È quasi impossibile. Sì. Vabbè. Sì. Poi bisognerebbe parlare anche, vabbè, non voglia delle trasformazioni fisiche dei vari attori. Cioè, ci sono attori che sono diventati enormi solo per fare gli supereroi. Sì. A livello di palestra, dici? Sì. Con qualche aiutino, secondo me. Beh, ovvio, cioè non puoi sostenere. Sei in America, cosa cazzo te ne frega? Sei Capitan America. Capitan America è un dopato, cioè appunto. Cioè, ma lo vedi come sono pompati tipo quando è esce? È proprio un dopato, tipo... cioè nel senso non è che ha altre cose lui. No. Vabbè sì, effettivamente. È lo stereotipo perfetto del dopato, Capitan America, appunto. L'hanno drogato e è diventato fortissimo. Esatto, poi è una figata lui. Però lui è bellissimo anche prima, cioè ci sta. A me piace quando la scena... quando butta giù la bandiera. Che però ti fa vedere un altro superpotere. Che è un cazzo di genio. Che è superpotere? Suo, che è tipo super veloce. È bellissima quella scena. È quando ci sono loro nel Wakanda, quando girano Infinity War. Che partono prima Cap e lo vedi correre come un missile. E arriva anche Black Panther dietro, no? Avete mai visto quella scena? È bellissimo. Sì, quando ci sono i... E vedi Cap tipo...
Non lo so, andava tipo ai 700 all'ora. Sì, sicuro. Ma anche quando lo vedi girare attorno al cerchio con Sam, quando incontra Sam la prima sì, volta. Sì, sì, lui è tipo... Gira attorno alla fontana. Ti ho doppiato? Tipo... Ti ho doppiato di nuovo? Come? Smettila! A sinistra. A sinistra, esatto. E, vabbè, lo vedi anche quando sono a Berlino in Civil War, che iniziano a correre lui e il Winter Soldier in mezzo alle macchine, corrono più delle macchine. Esatto, è vero. Esatto. E ti fai delle domande. E anche Black Panther, però. Vabbè, Black Panther ha la tuta in teoria che gli dà i poteri. Ah, giusto. No, c'è anche l'erba a forma di cuore. L'erba a forma di cuore, quella viola. Che non hanno detto che non ce n'è più in realtà. Niente. Sì, le ha bruciate. No, hanno detto che è l'erba che cresceva nel loro paese. Sì, sì, ma non hanno detto tantissime cose su quell'erba, cosa i poteri di hanno poteri della sì, hanno detto che c'era il dio che era la pantera, che era venerato, c'erano ste cinque tribù e tipo il dio Anubi, quella gente lì. Che dio sarebbe il dio? Il dio animale quattro zampe. E il dio Pantera sarebbe. È una bestemmia? Anubi. Dio Pantera. Sono diversi dei. Diverse categorie. Ma diverse categorie. Dio Pantera. Dio Banana. Ma lo dicono anche loro in teoria. Il dio Pantera non è una bestemmia. Vabbè. C'è un insetto morto. Cazzo, vabbè. Ma qua abbiamo un budget a livello di. Te l'ho detto che ci sono gli scarafaggi. Figa. Vabbè, non dico niente. Niente, cioè sono gli scarafaggi, quindi... Ecco, la prossima sigla mettiamo loro, mi sa. Scarafaggi scasca? No, sì, facciamo così. Siamo una... Vabbè, dai, tralasciando il discorso cinematografia, che potremmo parlarne, penso, per... Non so quanto. Avanti per tutta la vita. Esatto. Acco DJ, alla fine fa... Il DJ, teoria. No, è il mongolo. Quello che sposta i tasti. Quello che sposta i tasti con queste quello robe. Che schiaccia, quello che suona le chiavette, presente. Sì, sì, sì. Il famosissimo strumento, le chiavette. Le chiavette. Esatto, allora raccontaci anche un po' la tua passione, dove è nata. Sei ispirato da qualche DJ, sì, dai, sicuramente. Vabbè. Sei ispirato da qualcuno. Quello che va ai 130, no? All'inizio sì. Chi è quello che va ai 130 si vola? Ah, sì. Vabbè. Cazzo c'entra? Martin Garrix. Ah, ma la canzone. Pensavo il Butel che guida la macchina. Ho detto che cazzo non è ispirato da quello lì. Vabbè. Detto come fai? Ti ispira a ammazzarti. No, allora... Da quant'è che suoni più o meno? Suonare sono 7 anni. Suonare, poi... Suonare. Scusate amici musicisti che dopo mi... Shitstormato. Intrattenere tutto. La gente con dei balli folkloristici. Non sono io quello lì, però. Direi. Fanno diciamo che fa ballare la gente alle colonie. Ma sicuramente se metti uno con la chitarra, balla di meno di quando c'è uno che suona una console. Perché? Ma, sì, Peaky Blinders. Sì, ho fatto la canzone dei Peaky, non è vero. E... Quello lì era sopra. Giusto. No. Non è quello? No, magari no, avesse ma 4 milioni. Non lo so, è da una vita che non pubblico su YouTube, raga. No. Vabbè, saranno 7 anni comunque che mixo. E vabbè, la passione è nata nel lontano 2012, quando l'EDM andava, nel 2012. Che sarebbe? Perché l'EDM è il genere musicale tipo come Skrillex... Quindi tipo mega elettronica, tipo? Mega elettronica, che c'erano a quei tempi tutto quel... Quella nuova scoperta, diciamo, di questi suoni, campionati. Quando era uscita, cos'è che c'era? Bangarang. Quelle cose lì. Ecco. Esatto. Io mi ricordo alla mattina dopo, alle superiori, quando andavo... Sì, la full, l'elettronica di base. L'elettronica. L'elettronica pura questa. E sarebbe in teoria Electric Dance Music, EDM, è un acronimo. Ok, Electric, sì, ci sta. Electric Dance Music. E praticamente ne sa un pacco questo ragazzo, non tantissimo, e diciamo ho ascoltato un sacco di canzoni, continuo ad ascoltare, perché all'inizio pensavo fossero le canzoni di Giostrari e basta. Beh, la musica di scusate Giostrari. Giostrari non avete mai sentito che sono solo canzoni così? Okay. Avete mai notato? I Giostrari di solito parlano ehi ragazzo, okay. Ma con la musica sotto sì, sul tagadaci sta forza. Capito così. Tipo questa. E... No, quella non penso c'entra. No, quella di Gematex e Mustica da Giostra è un'altra cosa proprio. È l'album quello. No, ma c'era la musica... Vabbè. Musica gagliarda. Gagliarda. Fate attenzione ai colpi del cassone. Ecco, tutte quelle cagate lì. Cassone, il cassone. E pian piano un nostro amico in comune aveva una console. Posso dire il nome? Chi è il Gilbo? Il Gilbo. L'abbiamo già citato. Il Gilbo è anche mio. Questo è del Gilbo? Questo è del Gilbo. Grazie, certo. Gilbo. Il Gilbo è anche mio cliente, quindi figurati. E andavamo a fare i festini.
se ti ricordi, al suo campo. Saglionza. Non diciamo dove. La grande magari... Saglionza. Beh, dai, la maggior parte di quelli che guarda sta roba saranno anche venuti ai festini del Gilbo, sicuramente. Sì, beh, sicuro. E mi ricordo, mi fa prova. Io ho provato, ho detto, non sapevo fare relativamente un cazzo. Cambiavo, pausa, mettevo su, esatto. Via. Come quelli che, sì, come faccio io, come fai te. Come quando Jax, mi dici, guarda, faccio DJ come te. Esatto, no? Quando faccio mi dai due Jack e due Spotify. Tu e il Dessa, no? Giusto? Esatto, voi. Chiamiamo il Dessa a fare DJ. Allora ho detto, perché non provare a farlo diventare qualcosa di più? E fatalità, in quel periodo c'era un corso qua a Valeggio. Da questo ragazzo facevo un corso su come mixare. Allora vado lì. In questo c'era anche un altro mio collega, Denis Capelletti, Dex, che DJ saluto. Cappella. DJ Cappella. Grande. Diciamo, abbiamo fatto ancora più amicizia lì e lui. DJ e... Cappella. E niente, ho imparato. E la prima volta che ho relativamente mixato realmente, mi sa che è stato al tuo 18° o quello del Sam? Il mio era prima sicuramente, però allora non so se eri tu che suonavi. Penso di sì, sai. O io o Gullotta. Boh, o non so. Non penso. Ce n'erano tante a quei tempi della nostra età che... Esatto, sì. No, o sì, o comunque al mio mi sa. Può darsi il mio, sì. E da lì è iniziata la nostra amicizia anche lì, diciamo. Sì, più o meno, sì, quando ho iniziato a conoscere. Avete anche voi. Avete iniziato a chiamarmi sempre di più. Ho iniziato a fare feste. Feste. Sì, da quando abbiamo iniziato a fare qualcosa, anche a livello di feste, anche noi, che era quello anche un po' il bello di avere tutto uno tra staff, tra DJ, chi mette la roba, che erano tutti non amici. Sono mai stato nello staff, esatto, in tutto. No, beh, allora sì, staff a livello... Sì. Staff a livello di chi fa qualcosa per, sì, per gli altri, per ecco, gli non altri. Gli invitati, ecco. Era sì, bello sì, essere tutti. Io mi io la parte più bella è quando andiamo lì a preparare. È la parte più a bella. A gonfiare i palloncini. Mi godo a gonfiare i palloni, quelli da spiaggia. Quelli con la bocca, che ci mettevi 7 anni, ti andavano via. E poi arrivava Mattia col compressore. Sì, dopo che avevamo gonfiato, ragazzi, dopo che avevamo finito tutto. Serve? Ah, no, era bello. Poi vabbè, abbiamo fatto varie amicizie con tipo Salvo. Sì, esatto, con grandi musica divertentissima. Ci siamo allargati. Siamo allargati a Salvo, esatto. Poi esatto, molti ricordi legati al fatto di suonare con voi. Tipo, una volta avevamo fatto la dedica da VC appena morto. Sì, bello, quello, sì. Quella è stata, penso, una delle belle. C'è su YouTube, era, c'è sul sito delle colonie. Sì, le colonie siamo noi. Se... No, ma è una merda, fatto a cazzo. Mi ricordo... Le colonie siamo noi, qua. Mi ricordo che c'era Pippo che all'inizio aveva fatto tutta la parte parlata, perché esatto, era il suo perché artista proprio... preferito. Pippo Percussion. No, non lo trovi così. Pippo Marchi. Ski.altervista.org mi pare. Punto. Ma what? No, punto altervista. What? Avete letto? Cos'è? C'è Domus. Mi viene fuori Domus di se cerchi le cose. Ah, perché c'è ho l'hashtag. Fatto anche apertura con Domus. Hai suonato anche con volte. Domus, grazie a noi alla fine, dai. Grazie alla smorfia. Ma la festa della birra, grazie alla smorfia. Anche da noi ha suonato Domus. Sì. C'era sì, anche sì, tu sicuramente. Esatto. Io ho suonato lì, ho conosciuto altri DJ, diciamo, famosi italiani come Andri J al Pico Verde. Ti ho detto puntaltervista.org. Con l'hashtag davanti? No. Le colonie. Ma... No. .org. Ah, un altro punto. Mi pare. Scusate. Non sono così convinto. Vabbè. Vabbè. Comunque avevamo fatto quella cosa lì che mi piaceva un sacco, mi ricordo. Era un random. Sulla pagina di Instagram, cioè. Sì, abbiamo rubato l'idea dei random. No, non è vero, mi dissocio. I random delle colonie. I random delle colonie sono una cosa molto diversa. Il random diciamo, sì, è uno staff che fa feste... Fighissime. Belle. Feste fighissime. Noi abbiamo, nel nostro piccolo, è quello che ci caratterizza di più, teoricamente. E però, cioè, nel senso, non è che... Vabbè, poi ho iniziato, copiato, diciamo, posso andare avanti? Vabbè, tranquillo. No, no, non so, cosa stai facendo te? C'ero sul mio profilo il video. ho continuato con la passione e mi sono dedicato anche alla parte produzione. Sì, quindi fai, scrivi robe anche tu. Scrivi. Scrivi, proprio dai, scrivere, in realtà. So. Cioè... E... Mettere insieme dei... E dei... Sì. E queste cose qua. Sì, sì, proprio quelle cose, tipo i producer... Capito? E vabbè, li produco da 5 anni, 4, e uso, per chi lo volesse sapere, FL Studio. Esatto. E anche lì adesso ho iniziato a raggiungere nuovi obiettivi, tutte cose del genere. Cioè, vorrei farne ovviamente un lavoro.
Sì, che in Italia secondo me va anche un po' poco magari, no? In Italia va talmente... Ma è come... Eccolo, eccolo. Come era tu... qua che abbiamo fatto Vissi, sì. Non mi ricordo. Sì, dai. Alza, alza. Vabbè, questo qua lo faremo venire fuori dopo. Io ho alzato, ma non sta andando. Ah, giusto. Devi mettere il play. Questo è un problema. Bellissimo. Ma sì, tanto dopo noi lo metteremo... Queste sono le nostre feste. Esatto. Oh, ero ciccio. No, ero ciccio, di vero. Questo è Pippo che parla. Sì. C'era, mi sa, anche commosso il Pippo, non sì, mi ricordo. Sì, sì. Io so che avevo fatto l'intro, avevo fatto. Qua è ancora ciccio. Vabbè. Due anni fa. Tre ormai. Tre. Ecco, se volete venire alle nostre feste, info DM, appena il Covid sarà morto. Appena il Covid andrà via faremo una festa, ve lo spoileriamo qua. Che... con più persone. Allora, dobbiamo praticamente essere alle colonie e non ci dobbiamo poter muovere proprio fisicamente, bisogna essere così, tutti così vicini. Non ci si può muovere. Esatto. E vabbè, ovviamente anche Avicii mi ha colpito come artista, era bravissimo a livello di produzione. Vabbè, nella storia di tutti Avicii. Cioè, penso che tutti abbiamo ascoltato. Noi da ragazzi tutti, è come Skrillex alla fine. Siamo cresciuti alla fine tutti con quegli artisti, dopo ovviamente ognuno sviluppa i suoi gusti personali, io sono rimasto su questo. Cos'è esatto. Il simbolo di Avicii. Il simbolo di Avicii quando... Che Pippo ce l'ha tatuato. Sì, sì. Figo, figo, ci sta. Bene. Vabbè, produzione, ho raggiunto i miei traguardi. Spererei di trovare una casa discografica prima o poi che mi accetta qualcosa. Perché c'è anche, sotto un punto di vista di pagamento, cioè di lavoro, cioè per rendere un lavoro cosa devi fare? Cioè è difficile, comunque devi emergere. Il lavoro è principalmente suonare le feste o tu vuoi arrivare a... Allora a me... Il lavoro, secondo me, suonare le feste è la cazzata, secondo me. È, diciamo, è, come fare l'artista fa il concerto. Esatto, è la stessa roba. Infatti tu non vedrai mai tipo Martin Garrix che fa... Festa alle colonie. Festa alle colonie. Magari però... Perché devi ingaggiarlo come se fosse... Tomorrowland. Tomorrowland è un'altra... Io non so il budget di Tomorrowland, però... Il budget di Tomorrowland penso sia... Se la prossima festa alle colonie ci date 2000 euro a persona, facciamo venire chi volete. Però questo poi sta a voi. E vabbè, tipo è il concerto alla fine. Però è diverso rispetto ai concerti perché ogni tanto magari metti qualche ID, ossia una canzone ancora uscita, per fargli sentire qualche canzone. Ma magari al concerto però, cioè, nel senso, butti anche la traccia già fatta e vaffanculo, no? Cioè poi non so quanto sia, cioè io vedo sempre lì, adesso questo vi parlo da ignorante, sempre lì così concentrati, no, che fanno le robe, però secondo me alcuni lo fanno anche per finta. Se andate su internet, cercate, ci sono i fail, c'è gente che non suona proprio. Ci sono gente che mette una traccia preparata e... Sì, sì. Cioè, perché dai, su, cioè, il premixato si chiama, molti lo fanno. A me non piace ovviamente farlo, mi piace più suonare al momento. Cioè, se te lo prepari è un conto, ovviamente. Cioè, se tu fai una traccia tua, dici questa è la mia traccia, poi la butti su e la fai ascoltare. Comunque è una cosa tua, non è che devi star lì. Sì, sì. No, ma anche se lo mixi a casa, magari fai un mashup. Sì, comunque tu mixi canzoni di altri, però lì stai mixando canzoni di altri. Qua stiamo parlando di produzione. Cioè, no, la produzione. La produzione tua non ha un copyright, no? Cioè, nel senso, tu quello che produci. Teoricamente no. A livello di. Tu unisci dei beat alla fine, giusto? Cioè, o prendi dei suoni. Cioè, tu prendi dei suoni che sono, non so dove li prendi, ci sono legali. I vari sample pack, diciamo, e ci sono i vari kick, che è la cassa, tu lo sai cosa sono? Sì. Che è la batteria, c'è il kick, il snare, ci sono il tutti clap, i rumori, tutti i rumori, esatto. E invece per fare la melodia, esatto, non ho mai capito come funziona creare. Ci sono varie plugin VST. Scarichi, li paghi, ovviamente, scarichi. Sono a pagamento queste robe qua. Sì, costano un bordello. E tu praticamente fai la tua melodia e dopo ti crei il tuo suono. Oppure molta gente nei sample pack ti dà già dei suoni già fatti con quel VST. Diciamo, non so se si è capito un po'. Sì, diciamo è una parte di musica già fatta, tra virgolette. Diciamo che poi la parte del vero producer sarebbe crearsi il proprio sound. Però come fai a crearlo? C'è uno strumento fisico? È tipo una chitarra, un pianoforte, qualcosa o no? Allora, io ho la MIDI, ma il sound poi intendo... VST ha varie funzioni, vari effetti, puoi cambiare il tipo dell'onda, del suono, tutte cose così. Ma è sempre cosa, parliamo sempre di cose elettroniche. Comunque. Sì, è tutto elettronico. Cioè, tutto... Cioè, tu apri il programma, il DAW, lo apri,
metti su serum e fai tutto lì. Metti che uso tanto e inizio a giocare. Devi giocare per capire. Non puoi... Sì, devi smanettare. Cioè, non è che c'è uno studio. Cioè, sicuramente c'è uno studio per cosa stai facendo. Sì, se non sai cosa tipo stai facendo. Il mastering, c'ha tutti gli studi e ti, si fa pagare. Però devi sperimentare alla fine per creare una traccia. Dai, che alla fine era tanto. Sì, esatto. Che poi alla fine talmente tante, secondo me, sono le tracce che ci sono in giro, che è sempre più difficile fare qualcosa di originale, perché comunque accostare i suoni, cioè sono... magari tu ci sono tante drop, così, drop su parti di canzoni che sono anche se sono solo dei beat che si assomigliano, ma che sono anche tanto alcuni sono tanto iconiche, dici che appena senti quel tun 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 così capisci subito che è quella canzone, cioè, lì tipo quando senti è difficile fare una roba del genere, secondo me, perché ce ne sono tantissime di... Sì, sì, ma infatti io l'ho sempre detto che ormai il mondo a livello musicale proprio in generale, ma questo anche a livello, secondo me, proprio a livello artistico in quasi è saturo, in tutti i campi, secondo me è saturo, un troppo saturo. Anche a livello di anche a livello canzoni cantate, che non c'entra niente con... Si assomigliano tutte, adesso sono tornati tipo su uno stile retro, più escono cose, cioè alla fine è una spirale che probabilmente parte, andrà di moda il rap per un po', poi la trap. Cosa cazzo è quella roba lì? È la nostra canzone. Vabbè. E poi dopo un po' magari tornerà di nuovo di moda il rock, poi dopo, cioè, però hai capito, è sempre è quello, un ripercorsi le stesse cose, perché poi non c'è più novità, tipo adesso ovvio c'è il trap, rap, quelle cose lì che stanno andando, ma alla fine la trap esisteva già da tempo. Sì, è un periodo che va di moda e poi dopo un periodo di andare fuori di moda, perché alla fine più o meno dopo, cioè, le canzoni, le parole più o meno finiscono, cioè le puoi accostare in modo diverso, puoi mettere un suono diverso. Puoi ma... cambiare la ritmica, tutto quello che vuoi, ma dopo un po' si assomiglia tutto. Anche tutto. Secondo me sì. Non puoi... Anche secondo me, anche se faccio un esempio stupido, anche a me piace molto Ultimo, però le sue canzoni... più o meno, cioè io adesso non so i titoli delle, io so vabbè, ne canti una puoi cantarne un'altra, esatto. So base. I titoli, esatto, delle canzoni, ma non so cioè so i testi ma non so i titoli, ma quando ne senti una dice di Ultimo, ma io non capisco mai il titolo perché io tutte stesse sì. Sono tutte bellissime, per carità, però alla fine dei conti, sì, ma alla fine hai capito, è tutto saturo, si assomigliano un po' di tutto ormai. Vabbè, per forza, cioè ovviamente non puoi farci tanto, tipo che cazzo fai? Adesso nel pop, secondo me, quella che prenderà più spunto come genere pop è tipo quelli come The Weeknd, col suo ultimo album, quella tipo synth wave, retro wave, questo stile lì. Sì, è una questione di moda che va e che passa. Infatti però, adesso senti tutti hanno tipo questi beat un po' old school con sopra cose molto elettroniche. Tipo anche l'ultima di Dua Lipa con Miley Cyrus, in teoria, okay, si assomiglia un po'. Si assomigliano un po' tutte alla fine. Cercando di cavalcare l'onda. È un mondo difficile anche. No, il mondo musicale è difficilissimo. Ma che cazzo stai facendo oggi? Ma sei handicappato? Penso sia... Mi dissocio da... Sì, handicappati. Mi dissocio pure io nel dubbio. No, no. Ti dissoci? No, da cosa? Degli handicappati. Faccio parte di loro magari, non lo sai. No, però non ti pagano. No. A me non pagano mai, sai com'è. Che cazzo è successo? Sto fulminando tutto. Oh. Dove c'era uno scarafaggio? Non ti pagano. No, ma no. Forse c'erano. Colpa mia che non pago l'acqua. Colpa del Napoli, ricordatelo. Comunque. Sempre detto che non va pagato. È la vita. Vabbè. E... Comunque, fate finire, sta parlando. Sì, sì, infatti. Vabbè, che... No, avevo portato il video. Ah, se sì, volete parlare del video. L'hai mandato? Gliel'ho mandato a lui. Lui adesso deve fare. Cioè, lui ci riesce. Sì, praticamente. Ce l'hai tu, è il tuo acceso, sì. Boh, se non è. Se è già attivo, sì, se no, devo prima attivarlo. Mi sono sempre vergognato comunque io delle mie tracce, un sacco, quando qualcuno te la guarda, dici magari quando ci sono ma perché non ti senti sempre pronto, dici magari che è bella, è attivo, è questo, sì, sì. So che magari è bella, ma dopo è caricata, sì, sì, la regola, so. Teoria, ma possiamo andare avanti. Vabbè, spiega un attimo la situa. Sì, ah, la situa. Beh, stavo parlando, facendo... tipo, non ho mai fatto provare ad ascoltare a nessun altro le nuove tracce che devono uscire, perché, tipo, di mio personale... Nessun altro DJ che ne capisce. Cioè, esatto. No, hai coglioni come noi, tipo. E poi, sì, non ho mai fatto ascoltare le nuove tracce, perché da un po' che mi sono chiuso con la musica per capire più cosa voglio fare e cercare di dare il massimo, ovviamente, e... pubblico solo remix ultimamente, fatalità, se guardate il mio bio di Instagram ci sono solo remix o altre idee. E adesso sono uscito con questa traccia, ho fatto ascoltare a, diciamo, questo DJ
che nel mio ambito è famoso, si chiama Morgan G. E fa un genere tutto suo che è stranissimo, che non va. È assurdo, no. Non va? Cioè, non si carica. Vabbè, ma in caso lo mettiamo comunque. E praticamente lui mi ha fatto complimenti, si può dire. Mm-hmm, penso gli sia piaciuta. Cioè, io non so come vederla, teoricamente, perché io ero lì in chat. Ma era un contest questo? No, lui ogni venerdì fa demo feedback session. Su Twitch questa roba? Su Twitch. E fa streaming mandata. E gli mandi le canzoni e ti ascolta e ti... Sì. L'ho mandata, gli ho detto... Questi qua sono dei figli di puttana che tipo poi ti inculano anche le tracce, secondo me. No. Allora che secondo me... Questa gente qua... Io ero lì, gli ho detto, senti Morgan, quando tocca la mia però... Posso dirti qualcosa? Tipo, e allora ho tirato tipo le mani avanti, ho strapaura. Mi stavo cagando letteralmente sotto. E ma c'era tanta gente in live? In live no, relativamente poca perché... Mark. Ecco, e relativamente poca. E dove stavi scrivendo? Sulla chat, ho tagliato la parte della chat. Ah, ok. E praticamente lui è famoso, cioè alla fine è famoso. La scorsa settimana ho fatto il feedback session con Oliver Heldens. Quello so sia, quello di Ceco. Tu lo sai. Ceco. Ceco. Ceco o Ceco? Ceco. Edin Ceco. Cazzo. No. Lascialo stare, poverino. Sta pensando a Fanta. Ecco. Conto di me, tra l'altro. Questo si può far ascoltare questa roba? Sì. Non so quando uscirà, non so quando la finirò. Perché è solo una parte, giusto? Lui la fa ascoltare tutta. Quella è tutta o è solo una parte? Questa è tutta. Il problema è che riconosce il sample pack. Adesso, quello che ti dicevo prima. Ah sì? Sì, lo riconosce. Ah, adesso guarda. I think that this vocal is from Carra. Is right. Ed è veramente from Carra. Vabbè, sono tutte... Lui cos'è? Non è americano? No, lui è italiano. Ah, infatti. Però è sotto la label. Si è molto sentito dal suo inglese. Ma il suo inglese è molto... Inglese fantastico come il mio, quindi. E comunque lui è sotto una label che si chiama Hexagon, che è di Don Diablo. Vabbè, questo Don Diablo... No, tutto... L'unica Hexagon che conosco io è quella di Geometry Dash. La mappa di Geometry Dash. Potresti fare le canzoni per Geometry Dash? Ok, sì, è diventato famosa. Eccola che parte. Qua lui è... Lui tipo è estasiato. Cioè lui wow. Questo movimento di testa comunque. Ma c'è gente che gli fa ascoltare anche della roba proprio. Sì, c'era gente. Sì. Però quello che è venuto prima ha fatto una canzone stupenda. E fatalità l'altro giorno l'ho sentita su Vivo FM. Ma va. Ti giuro. Quello prima di me. Su Vivo FM? Sì. Grande Vivo FM, sponsorizziamo. Vivo FM. E vabbè, questo qua. Oh, sì, qua ci sta. Poi vabbè. Si è gasato anche la parte lì, dice, lo dice dopo. Ok, I'm going to speak a little bit in Italian because I need to do it. Mark, ma di che cazzo ti stavi preoccupando? Eri tutto ansiato, è una figata. E vabbè, qua in questo momento stavo tremando. Ero lì in studio che facevo tipo così. Che non ci credevo quello che sentivo. Ci sta. C'è stato bello. Secondo me ti inculano le tracce questi qua. Non sono così belle ad essere inculato. No, però ti possono prendere spunto anche per loro. Secondo me è un grande vantaggio. Sentire cosa ma fanno. Ma se l'ho preso spunto da un altro e continua a prendere spunto da te. Cazzo, sì. Ma alla fine è lui che c'ha la visibilità. Tu non ce l'hai mica. Scusa, posso far sentire una canzone sua? Sì, lui ha il suo genere. YouTube. Vai. Lui ha il suo genere. Qua che facciamo sto qui? Morgan J. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Morgan J. G. Pullman. Cioè si chiama Morgan J. Come si chiamano in italiano? No, J. Proprio J. Ah, così. Così, tipo Juventus. Lui era ciccio anche lui comunque. Dimmi cocaina. Morgan J. No. Scrivi G. Paul. Che è la mia, la sua traccia. G. Di gatto. G. Paul. Ah, ecco, Never Let You Down. Ma come si chiama questo in italiano? Chi? Lui. Non mi ricordo. Si chiamerà Morgano. Non lo so. Ah, scusa. Cioè, lui fa questa cosa qua. Quante plays ha qua su YouTube? 25 quasi. 25 plays? 25k. Ah, ma
ma è tipo. È tipo techno. Art. È tipo art. È techno, è quasi techno, la chiamano sì. Future techno la sua. Se, è la questa è proprio quella dell'art quando c'è giù. Quando vai giù l'art. Questa è quella che c'è giù all'art. Sta roba. Come quella di DJ, quello che suona. Come si chiama, Massi? The Drilling. Quello che fa morire. Il bootleg che c'è giù all'art. Che suona, lui suona questa roba qua. Future techno, mi pare. Via qualcosa. Vediamo se c'è qualcos'altro. Cioè, per farvi rendere. I gas French fries, sicuramente no, perché c'è un'italiana che continua a dire live life French fries. E non mi sembra stato adatto. Cosa che dice? Ti piace le patatine fritte? 56k. What you want? Oh, il nostro podcast deve arrivare più in alto, sicuramente. Questi sono tipo dei sample pack, mi dicevi prima. Questo War of What You Want. Sì, sono sample pack questi. Oppure li registrano DJ. È violentissima questa. È bravo lui, eh. E questa è la sua produzione. Queste sono le sue produzioni e mi ha fatto i complimenti. Che però vedi, cioè tu puoi sentire, cioè io sento questa e poi sento la canzone di Acco e poi sento la canzone del DJ più famoso del mondo e non saprei dirti chi ha fatto chi, perché alla fine dei conti, secondo me è tanto anche una questione di visibilità che ha il personaggio, no? Sì, beh, ovvio, la visibilità conta tanto. Perché alla fine non dico che sono tutti uguali, però il beat bello, cioè non è difficilissimo trovarlo, secondo me. Cioè, nel senso, adesso magari sto sminuendo un po' la cosa, però una canzone di che cazzo ne so, un DJ famosissimo, lo sai che è sua e l'ascolti perché è sua magari, però una canzone di tipo questo qua, io non so neanche chi è, l'ascolto e dico cazzo bella, se me la mettono quando sto in discoteca la ballo tranquillamente come fosse la canzone di un altro DJ famosissimo, certo. E probabilmente sì. Se sento la canzone di Acco la ballo tranquillamente come se fosse la canzone di questo e come se fosse la canzone di quell'altro, quindi a livello di, poi dopo io non sono un intenditore, che alla fine è però quello che ti dà il guadagno parlando di DJ è chi ti ascolta la canzone, cioè i coglioni come noi che vanno alle discoteche e ascoltano sta roba qua. No, in realtà il guadagno penso sia il fatto di comprare la canzone stessa. Sì, però alla fine se non l'ascolta nessuno, nessuno te la compra. Cioè alla fine quello, sì. L'offerta te la dà, diciamo. Non parliamo di economia. Che... No, l'offerta te la dà l'utente che ascolta la canzone. Perché se tu metti sta canzone qua in discoteca e tutti vanno fuori dai coglioni, nessuno vuole questa canzone qua. Ovviamente. So, ma infatti devi cercare sempre di fare qualcosa che potrebbe piacere alla gente. Se no. Però secondo me non è così. È più una questione di. Cioè, il difficile è farsi vedere che hai chi ti seguono. Non tanto fare la roba bella, secondo me. Mm-hmm. Cioè, poi ovvio che la roba deve essere fatta in una certa maniera. Però proprio il difficile per emergere, ma in realtà in qualsiasi mondo artistico, sono secondo me proprio il farsi notare. Perché sì, anche sì. Ti faccio l'esempio di Boro Boro, che è una stupidata, di Boro Boro che è andato X Factor, ha fatto rapper Gamberetti, no? Lui probabilmente è la rapper Gamberetti, ce l'ha pronta da chissà quanti anni, l'ha fatto ascoltare ai suoi 3-4 coglioni, che i suoi amici. Sì. Ok, e tutti, oh che figata questa cagata qua. Però basta, si trova lì. Quando invece è andato X Factor, l'ha fatta sentire, allora ha preso del pubblico, hai capito? Sì, però la canzone di suo era già, tra virgolette, una hit, quel che è, che poi alla fine era praticamente una cagata a livello di testo. Cioè, proprio una trollata, diciamo. Sì, ma... Che ci sta, ma come ne sono uscite tantissime. Però è proprio il farsi vedere che è difficile in questo momento. Perché per quello che ti dico che è saturo, perché ci sono tantissimi artisti, anche magari piccoli, che a livello di... Cos'è quella roba? Ok. Qua siamo al limite, secondo me. Siamo al limite. Siamo al limite? Sì, dai, siamo al limite. Va bene. No, comunque sì, questo era quello che volevo dire a livello di questa cosa qua che... Sì, io... È l'inculata, diciamo, che chi li prendi. Sì, diciamo. Ovviamente mi devo impegnare molto di più, io non mi sento ancora pronto sì, a... Devi impegnare sul lato di andare da qualche parte che dove fanno vedere le tue canzoni, capito? Quello, cioè, io... non tanto nel creare qualcosa di unico, perché alla fine... Poi io penso sempre che in Italia tutti i lavori artistici siano visti come... In Italia fare qualsiasi cosa che non è andare a lavorare in ufficio, o fare l'operaio, è visto male, come, però quello... come uno che non può pagare niente. Uno che non vuole lavorare, quindi esatto. Sì, giustamente, per carità, quando l'Italia è un paese di vecchi, quindi... Ma l'ho sempre detto anch'io che quindi, qua in Italia non hai tanti spunti di sbocco per sì, le varie... Sì, come tutti i lavori creativi che uno si inventa, alla fine qua in Italia hai poca speranza. Tipo, basta vedere una cosa stupida, uno che fa streaming su Twitch. Sì, esatto.
In Italia è visto come quello che gioca tutto il tempo ai videogiochi, non fa un cazzo. Però il Paolo Bonolis di turno, che intrattiene il cinquantenne davanti alla TV facendo avanti un altro, è considerato un gran figo. Che in realtà è un gran figo Paolo Bonolis. Sì, però, bravo, non dico niente, ma... Però c'è il suo target che fa ridere, cioè invece c'è il classico streamer di turno che fa il suo target e che intrattiene più di Paolo Bonolis. Alla fine dei conti è la stessa identica cosa, su una piattaforma diversa, in un periodo diverso, con dei mezzi diversi, ma con lo stesso scopo, e viene invece vengono, essendo paesi di vecchi, siamo proprio di vecchi mentalmente. Bisognerà aspettare la rivoluzione. Quando andremo su Marte, la rivoluzione francese, quella foto, quando andremo su Marte solo noi giovani, anzi siccome su Marte ci andranno prima i vecchi, sì, sì, è sicuro, e poi, è sicuro. E poi facciamo esplodere Marte, vaffanculo. No, lasciamo là, basta, vaffanculo. Bene. Va bene. Alla vita. Hai detto ciao, tu cosa ci proponi adesso come questa canzone storica? Ma tu dove te la inventi? Cos'è? Questa è cosa? Non oh, ma adesso metto la lyrics. Non stress questa. Metto la lyrics così non ce la abbandono. Cosa cazzo c'entra? Cosa c'entra? Non è che se metti la lyrics non ti il video. J Wanna. Chi è l'artista di questa roba qua? Tom Boxer. Adesso io. Ma è morto Tom Box qua. Io Tom Box ti chiedo di non bannarci su YouTube. Ogni volta mi viene il messaggio che c'è l'artista che reclama i diritti. Ovvio che non è l'artista. Però Tom Box, se tu vedi questo video, c'è Massi che stava. C'è anche Morena. Chi? È anche Morena. 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 Ma ce n'è un altro ancora. È un featuring con due. J Warner. Tutti quanti quelli lì. Non, cioè, tanto i soldi non li, già i soldi non li prendiamo. Preparati per il drop. Ma, ecco, non me la ricordo. Alza. Let's go. Questa è Giostrai. Questa è Giostrai. Ma alla fine è EDM questa. Cioè non puoi dire niente. Ringraziamo Acco che è venuto a trovarci, è venuto a darci la sua testimonianza. Grazie a tutti. Testimonianza di chiesa. No, Non c'entra niente. E ci sentiamo alla prossima puntata. Alla prossima. Seguite i social nostri, i suoi, tutto quanto in descrizione. YouTube, Spotify e via. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ciao.